donzelle nella vita vera. Ti dicono davanti che sei un grande, ma vorrebbero lasciarti in mutande. Con gli occhi bene aperti stanno ad aspettare uno sbaglio per poterti criticare. Ma vi dico io adesso cosa fare. Smettete di parlare, andate a capire cosa volete, trovar qualcosa da fare, invece di stare qui a perdere tempo a parlare. Il tempo è un bene prezioso, non pensare a me. Cerca di realizzare un qualcosa in più per te. Restare ad aspettare un mio fallimento, e se non succede ne avrete solo il tormento. Se mi stai ascoltando e ti senti infastidita, mi fai pensare che la tua coscienza non è pulita. Quindi accomodati pure, restando a guardare il mio sogno che si sta per realizzare. Inutile scrivere stati sull'amore, se poi siete i primi ad essere senza pudore. Su Cittadella, la radio, ritroviamo Andrea Mingione, di origine salentina, insomma umbro d'adozione, che avevamo già conosciuto e avuto ospite con Freedom lo scorso anno, e noi lo ritroviamo oggi con una nuova canzone, un nuovo singolo, Leoni da Tassiera, che abbiamo sentito in apertura. Benvenuto Andrea. Ciao Paolo, grazie dell'ospitalità un'altra volta, come stai? Beh, noi siamo, diciamo, bene. Tu, spero insomma che vada tutto bene, perché vedo che stai sfornando singoli, sicuramente sei sempre al massimo. Sempre operativi, sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo, perfetto. Insomma, Andrea Mingione, ne avevamo già parlato nella precedente chiacchierata, artista poliedrico, polistrumentista, suoni chitarra, pianoforte, percussioni, sì. Passione per le arti figurative, insegni anche canto perché sei vocal coach. Insomma, una grande preparazione ma anche un grande impegno. Come fai, Andrea, a combinare tutte queste cose? Guarda, ogni tanto me lo chiedo anche io, però no, si combina tutto. Quando si fa ciò che si ama per lavoro, e il tempo e il modo di incastrare tutto lo si trova sempre. Diciamo che io la parte mia artistica, tra scrittura e cose varie, la dedico più nella fase serale barra notturna, sì. E durante il giorno mi dedico al resto, tra gli insegnamenti a scuola e quant'altro. Allora, noi in apertura abbiamo ascoltato Leoni da Tassiera, che è il quinto singolo di Andrea Mingione, preceduto da Bimini, da Mille Paranoie, Freedom, Cosa Sai Fare. Senti Andrea, come nasce l'idea di questo pezzo, devo dire dal titolo anche un po' particolare, provocatorio direi? Sì, nasce da quello che è la società oggi. Il problema è che ci sono persone ad oggi, ancora nel 2021, che si sentono legittimate nello sparare a zero su persone o su argomenti, senza sapere nemmeno il perché. A persone come me, fortunatamente, mi scivola tutto addosso, cioè quello che devo cogliere lo colgo, quello che è in più me lo lascio tralasciare. Però come sentiamo anche in TV, ci sono persone, soprattutto magari una fase più adolescenziale, che sì. Una cosa del genere può creare gravi disagi e portare anche a cose non belle, e per me una persona che si sente legittimata a fare ciò, per me è solo un leone da tastiera, come vedi sulla copertina, che ho cercato di rendere il tutto un pochino sarcastico, come sì. Sulla canzone, sì. O sono alla fine gattini nella realtà, perché spesso e volentieri chi fa il leone da tastiera, quando lo trovi davanti, è tutt'altra persona. Senti Andrea, tu come vivi i social? Insomma, quanto credi siano importanti anche per la promozione di un artista? Allora, il social, per come la vedo io, ovviamente parlo per il mio discorso personale, ma credo proprio in tutti i contesti lavorativi, il social oggi è la pubblicità. E quindi per me il social è importantissimo. Io gli dedico molto tempo durante la giornata, con il mio staff stiamo molto attenti a curare i contenuti che portiamo, sia a livello di una semplice story che di una foto, perché anche lì la qualità conta. Quindi io consiglio sempre a chi fa il proprio lavoro di curare sempre la parte social, perché è il bigliettino da visita di oggi.
Grande importanza. Grande importanza quindi per i social. Bene, noi abbiamo in diretta su Cittadella la radio Andrea Mingione, insomma stiamo parlando anche di questo suo nuovo singolo Leoni da Sassiera che chiuderà tra pochissimo l'appuntamento con Andrea. Senti, per quest'estate uscirà il tuo album 8 tracce, stai anche pensando a live, hai programmato qualcosa Andrea? Allora, per quest'anno, come hai detto, uscirà, non sappiamo se in estate perché per la situazione potrebbe magari cambiare qualcosa, comunque c'è un EP esistente che uscirà programmato nel 2021. Live, guarda, spero tanto di sì, ancora non abbiamo programmato niente perché come non c'è nulla sappiamo di certo. Ancora non si può, ma spero anche per, non ti dico tanto, ma verso anche dopo l'estate, se è prima molto meglio, però spero che anche se dopo l'estate prima della fine dell'anno si possa iniziare a fare dei live, ne sarei molto contento anche perché chi fa questo, la parte live, il contatto con il pubblico, con chi l'ascolta, l'emozione di stare sul palcoscenico è vitale. Quindi spero che si torni a fare dei live il prima possibile, uno perché non vedo l'ora di ritornare sul palco e fare live ciò che la gente ha ascoltato fino adesso, due anche per conoscere di persona la gente che mi sta supportando e che mi sta ascoltando. Beh, noi speriamo di vedere anche dal vivo Andrea Mingione, di ascoltare. Assolutamente, io appena si potrà ti verremo a trovare subito. Lo speriamo e noi ti aspettiamo Andrea. Noi ti ringraziamo insomma per quest'altra chiacchierata e chiudiamo l'appuntamento di oggi col tuo nuovo singolo. Speriamo naturalmente di risentirci anche presto, magari quando esce l'album Andrea. Esatto, qua tanto il mio numero ce l'hai, quindi spero di sentirci e vederci il prima possibile. Perfetto. Ricordo a chi ci sta ascoltando che è molto importante seguirci nei social, come dicevamo prima, quindi chi non mi segue ancora potete trovarmi sia su Instagram che Facebook, basta digitare Andrea Mingione Official, le canzoni le trovate in tutti gli store digitali da Spotify, Apple Music, Deezer e anche YouTube, tra cui su YouTube di questo ultimo singolo Leoni da Sassiera troverete anche il videoclip ufficiale. Quindi seguite, se vi piace condividete, perché la condivisione non costa nulla, però ci dà veramente una grande mano. Uso corretto dei social in pratica. Esatto. Bene, grazie Andrea. Grazie a te. Bene, questo è Andrea Mingione, chiudiamo col nuovo singolo, questa è Leoni da Sassiera. Sono tutti leoni dietro una tastiera, ma tutti gazzelle nella vita vera. Ti dicono davanti che sei un grande, ma vorrebbero lasciarti in mutande. Con gli occhi bene aperti stanno ad aspettare uno sbaglio per poterti criticare. Ma vi dico io adesso cosa fare. Smettete di parlare, andate a capire cosa volete, trovar qualcosa da fare, invece di stare qui a perdere tempo a parlare. Il tempo è un bene prezioso, non pensare a me, cerca di realizzare un qualcosa in più per te. Restare ad aspettare un mio fallimento, e se non succede ne avrete solo il tormento. Se mi stai ascoltando e ti senti infastidita, mi fai pensare che la tua coscienza non è pulita. Quindi accomodati pure, restando a guardare il mio sogno che si sta per realizzare. Inutile scrivere stati sull'amore, se poi siete i primi ad essere senza pudore. Sono tutti leoni dietro una tastiera, ma tutti gazzelle nella vita vera. Ti dicono davanti che sei un grande, ma vorrebbero lasciarti in mutande. Con gli occhi bene aperti stanno ad aspettare uno sbaglio per poterti criticare. Ma vi dico io adesso cosa fare. Smettete di parlare, andate a cercare un po' di coraggio. Paure e soldi mai avuti, ma sono ottimista, i bicchieri li ho bevuti. Coraggiosi come Rocky quando sale sopra un ring. Peccato che lo siete soltanto dietro un PC. Non accettare provocazioni, non gli dare troppa importanza. Un branco di persone vuote senza speranza, ma ci ritroviamo qui e non sapete cosa fare e come nuotare con uno squalo in alto mare. Tutti amici nel virtuale, siete solamente un post da dover cliccare. Solo finti verbenisti, sapete solamente fare i moralisti. Sono tutti leoni dietro
tastiera. Ma tutti gazzelle nella vita vera ti dicono davanti che sei un grande, ma vorrebbero lasciarti in mutande. Son tutti leoni dietro una tastiera, ma tutti gazzelle nella vita vera ti dicono davanti che sei un grande, ma vorrebbero lasciarti in mutande. Con gli occhi bene aperti stanno ad aspettare uno sbaglio per poterti criticare. Ma vi dico io adesso cosa fare, smettete di parlare, andate a...